Ciao ragazzi, piccola intro a schermo nero stile 2013 per tornare un po' indietro col tempo, per dirvi semplicemente che se non sto pubblicando molti video, se sono meno inattivo anche in queste vacanze, è da un lato perché non ho molta voglia, dall'altro mi sono beccato un raffreddore di Cristo a Capodanno e sentite questa mia voce dall'oltretomba, quindi insomma non è proprio il caso di registrare certi tipi di video. Non so se ho caricato qualcosa, nel caso sarà qualcosa di intermezzo, niente di particolare. E inoltre volevo dirvi che ho dimenticato di dire una cosa importante nel video e scusatemi per queste intro lunghissime, ma se volete i download di queste canzoni vi invito a lasciare un mi piace. Se raggiungiamo 250 like ve le lascerò su Mediafire in community. 250 like perché si suppone che se volete scaricare le canzoni vi siano piaciute, quindi il video vi sia piaciuto e quindi che mettiate like, insomma mi sembra una cosa abbastanza buona da fare. Detto ciò, non vi lascio, non vi rubo ulteriore tempo, ho sonno, vi lascio il video. Salve a tutti ragazzi e benvenuti, anzi bentornati, perché questo è un video dal sapore nostalgico nelle Team Reversed. Allora, qualche giorno fa su Instagram vi ho chiesto che cosa ne pensavate di questo mio vecchissimo format, che secondo me è stato uno dei più originali del canale. Voi mi avete detto che lo adoravate, io avevo in mente di provare a riportarlo in un'altra chiave e quindi eccoci fottutamente qua con le Team Reversed. Per chi non avesse mai seguito le Team Reversed o semplicemente non fosse stato iscritto al canale ai tempi, in questo format andremo ad ascoltare delle musiche Pokémon riprodotte al contrario per vedere un attimo come sono rese e che effetto fanno. Prima di iniziare però ho un po' di cose da specificarvi. Innanzitutto il fatto che ci sono delle differenze sostanziali tra questa edizione delle Team Reversed e quella che ho fatto in passato. Se in passato infatti la serie si concentrava più sulla mia reazione alle canzoni e questa cosa è stata molto criticata, me ne ricordo ancora, quest'oggi cercherò di dare più spazio alla musica mettendo la mia reaction in secondo piano. Daremo più spazio alla musica e meno spazio alla mia reaction. Questo anche per evitare lo spirito un po' clickbaiter che aveva quella serie ai tempi e cercare di darle uno spirito un attimino più interessante e che non sia semplicemente io che faccio oh mio dio aiuto incredibile. Detto ciò, un'altra cosa che ci terrei davvero che faceste è che scriviaste aiuto, è scrivere qui sotto un commento suggerendomi qualsiasi cosa per migliorare la serie, oltre che ovviamente nuove team da riprodurre al contrario. E nel sondaggio in alto a destra ragazzi fatemi sapere se volete che questa serie abbia ad ogni episodio un tema specifico che deciderete voi nei commenti chiaramente, oppure se preferite, come peraltro vedrete in questo episodio, una varietà di temi, insomma non so bene cosa scegliere, per oggi questo è un episodio un po' pilota, fatemi sapere voi nei commenti cosa è meglio per voi. Concedetemi però ragazzi di introdurre la team come una delle mie preferite nelle battaglie Pokémon, una delle migliori in assoluto per quanto riguarda la Lega Pokémon, anche se non riguarda direttamente la Lega Pokémon. Sto parlando ragazzi della team di battaglia di Gechis in Pokémon Bianco e Nero, Gechis, chiamatelo un po' come volete. Una team che si basa principalmente sulle percussioni e che sono veramente curioso di ascoltare al contrario. Quindi direi di iniziare subito, ma prima devo andare a prendere le cuffie. Allora, è stato traumatico. Allora, all'inizio sembrava un po' casa mia quando arriva la bufera, cioè tutto un casino assurdo. E poi sono partite quelle voci che sono abbastanza normali nella canzone, ma qui
Oddio, a tratti mi sembrava un canto satanista, veramente è stato inquietante, mi sono quasi cacato addosso, voi l'avrete tra l'altro visto nella reaction. Ok, bella, bella, mi è piaciuta, l'ho apprezzata. Diciamo che me l'aspettavo molto diversa, mi aspettavo le percussioni un attimino più forti e invece si sono ridotte semplicemente a una sorta di soffio del vento. Però vabbè, è il bello della Team Reversed, io queste qua non le ascolto prima, le ascoltiamo per la prima volta assieme, quindi... è il bello della diretta. Bene, direi che dopo aver ascoltato Gaches possiamo passare alla seconda team. Saranno tre ragazzi, poi vedrò di gestirmi con i tempi. Seconda team che è un attimino più chill e sono curioso di vedere che cosa verrà fuori. È una team che adoro veramente, così come la città alla quale è dedicata. Sto parlando della team di Amarantopoli. Quindi non ci perdiamo in ulteriori indugi e andiamo ad ascoltarla. Va bene. Un po' peggio. Cioè, oddio, a tratti mi sembrava che fosse carina, a tratti aveva dei momenti in cui sembrava che dovesse partire un pezzo inquietante. Non lo so, è stata orribile comunque. Povera Amarantopoli, l'abbiamo violentata, stuprata e vabbè. È meglio quello originale, siamo tutti d'accordo, credo. Più che altro rispetto alla team di Gaches che è stata un po' valorizzata, qua, boh, viene fuori un po' un casino, rumori, cose... No. Bene signori, è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando e che anch'io stavo aspettando, perché è arrivato il momento di ascoltare la team di Lavandonia che avevamo già ascoltato nel primo episodio delle Team Reversed. Ma signori miei, quella di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, sono stracurioso. Non c'è bisogno che io vi introduca Lavandonia, andate a cercarvi una creepypasta su Lavandonia a caso e fatemi un'idea. Direi di iniziare subitissimo perché sono gasato e non vedo l'ora.
Signori, signori, 2 minuti meritati, che bella cosa! No, raga, sono esaltato, basta, è stata bellissima. Gli effetti che hanno aggiunto di sottofondo hanno reso il tutto perfetto. Cioè, non sembra reversed, non sembra reversed. Potrei usarla come base dei video. Dio mio, che bello! No, raga, applausi, cioè, non vi chiedo neanche qual è la migliore, perché questa qua è incredibile. È incredibile, scusate se ogni tanto vi lancio delle occhiate, però un pochino mi va di interagire, perché altrimenti mi sento solo, ma... Raga, bellissima. Spettacolare, spettacolare. Però un applauso ad Audacity, cazzo. Bravi. Bene, gente, il video finisce qua. È stato veramente bellissimo, soprattutto la Vandonia, fantastica al 100%. Io spero che la serie vi piaccia, spero che possa avere un futuro. Per ora questo rimane un video speciale, poi dopo in futuro vedrò se farci una serie effettiva. In tutto ciò vi chiedo, per sostenere la serie, un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale, ovviamente se non siete ancora iscritti. Fatemi sapere nei commenti qualche accorgimento, qualche miglioramento, insomma fatemi sapere le vostre opinioni a riguardo. Premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed e ragazzi passate dai social, perché se ho riportato le Team Reversed è grazie ai fottuti social, quindi mi raccomando non mancate. Detto ciò, mi andrebbe di fare il simpatico e di farvi l'intro al contrario, visto che siamo in tema, però non lo farò. Oh, ed io mi sormunio mai che ci stai a un inimico.